Dunque, ok, adesso vediamo l'altro stadio, il collettore comune, e vediamo in quel caso quanto è il limite di banda. Allora, di nuovo, circuito equivalente. Piccolo segnale in alta frequenza. Quindi questa è la base. Beh, disegniamolo tutto. Mettiamo il generatore. Quindi VSRS, questo è RB. Allora, nel circuito per alta frequenza abbiamo questa situazione: il collettore va a massa e l'emettitore è all'uscita, quindi c'è l'emettitore, poi c'è in parallela l'emettitore a centrobanda e in alta frequenza capita direttamente il carico, quindi l'uscita la prendiamo qua. Ok? Dal punto di vista del circuito di piccolo segnale, cosa abbiamo? Abbiamo RB', qui c'è la base intrinseca. E poi cosa c'è? Tra base intrinseca e emettitore c'è l'RB'E e in parallelo c'è CB'E. Ok? Da questa parte, tra collettore e emettitore c'è invece GM VB'E e RO e poi tra base intrinseca e collettore c'è CB'C. Quindi questa è la situazione, queste tre in parallelo al solito possiamo chiamarle R-star. E di nuovo dobbiamo fare il calcolo del limite superiore di banda, quindi dobbiamo prendere due resistenze viste, la resistenza vista tra B' ed E con tutti i condensatori aperti e la resistenza vista tra B' e C con tutti i condensatori aperti. Ok? Allora, di nuovo per gradi andiamo a calcolare tutti e due. Facciamo prima CB', RB' e quindi al posto di CB' e mettiamo il generatore di prova, quindi RB' e 0. Quindi tra B' ed E mettiamo il generatore di prova e calcoliamo IP. Quindi qui abbiamo RB'E, qui tra l'emettitore e massa c'è R star, qui c'è GM VB'E che in questo caso è uguale a GMVP perché VB'E corrisponde a VP e poi dall'altra parte vedete tra B' e sinistra c'è RB, chiamiamola questa R tilde, no? C'è in pratica un'unica resistenza, cioè RB, R tilde sarà RB piccolo più RB grande parallelo RS, perché una volta che ho spento il generatore indipendente, questo è quello che vedo. Ok? Va bene, ora questa resistenza, ora anche se dal disegno può venire un dubbio del genere, questo non è. Non c'entra niente con l'effetto Miller, no? Questa resistenza vista, perché non siamo tra ingresso e uscita in uno stadio invertente, no? Non ci dobbiamo aspettare niente di tutto questo, siamo in realtà tra ingresso e uscita in uno stadio che non inverte e che amplifica poco, no? Vi ricordate, questo stadio amplifica un po' meno di 1, ma positivo, più di 0. Quindi com'è che possiamo fare questo calcolo? Possiamo fare un po' come abbiamo fatto prima, perché vedete, in parallelo al generatore di tensione c'è RB'E di sicuro e poi c'è un'altra cosa, no? Perché c'è un altro percorso. Quindi possiamo provare a togliere RB'E come prima cosa e poi, una volta tolta RB'E, guardiamo questa maglia qua. Perché in R tilde a questo punto passa IP e poi, vedete qua, arriva
da questa parte, questa IP arriva di qua GMVP e quindi da questa parte deve arrivare IP-GMVP. Ok? Quindi ricapitoliamo. Punto primo, togliamo RBP, lo faccio un po' per essere didascalico, un po' perché così mi ricordo che se l'ho tolto poi la devo rimettere. E poi a questo punto equazione della maglia. Equazione della maglia. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare VP uguale a R tilde per IP da questa parte più R star che moltiplica IP meno GMVP. Quindi di nuovo qui ce l'abbiamo fatta. Raccolgo tutti i termini con VP, ho VP perché moltiplica 1 più GM R star uguale a IP che moltiplica R star più R tilde. E quindi ovviamente VP su IP è uguale a R tilde più R star diviso 1 più GM R star. A questo punto reinseriamo RB'E. E la resistenza vista RB' è 0 è uguale a R' è in parallelo a questa roba R tilde più R star diviso 1 più GM R star. Va bene. Questa roba viene tipicamente una resistenza abbastanza piccola. E quel fattore qua GM R star che tende a buttare tutto giù. GM R star deve essere grande. Se vi ricordate l'amplificazione di questo amplificatore è una cosa che a parte un partito d'ingresso è tipo GM R star diviso 1 più GM R star. Quindi se voglio un'amplificazione di tensione circa uguale a 1, perché questo si comporta effettivamente come un inseguitore di emettitore, devo avere GM star molto maggiore di 1 e quindi insomma questo termine denominatore si abbassa parecchio e abbassa parecchio il tutto. Va bene, ok, e vediamo l'altra resistenza. Questa è una, possiamo vedere l'altra, quindi RB'C 0. Facciamo il disegno, quindi stavolta dobbiamo mettere, beh, questo è facile, vedete, perché dobbiamo mettere al posto di C'B'C il generatore, quindi tra B' e C, che è massa, dobbiamo mettere il generatore, lo mettiamo così, da questa parte c'è R tilde e dall'altra parte c'è RB'E. Questo è un emettitore. Qui c'è GM VB'E, che è questa tensione qua. E qui c'è R, no, questa qui l'abbiamo chiamata R star. Allora, beh, questo è abbastanza facile perché vedete qui passa una corrente, chiamiamola IB questa corrente, d'accordo? Questa è IB. Supponiamo che sia, beh, non supponiamo, IB è VB'E diviso RB'E e questa corrente qui è GM VB'E. Ah, GM VB' e GM per RB'E per IB.
quindi è HFE per i B, per cui in questa resistenza passa una corrente che è 1 più HFE per i B. Quindi a questo punto perché la scrivo così? Perché la resistenza vista, so già scriverla direttamente, sarà R tilde da una parte in parallelo alla resistenza che si vede da questa parte, no? Che è una resistenza notevole, e in particolare RB'E più questa resistenza R star che invece viene maggiorata, pesata di più perché c'è una. In R star passa anche la corrente che viene spinta dal generatore di corrente GMVB'E. Quindi questa è la resistenza. Questa è una resistenza in realtà abbastanza. Beh, diciamo fatta da due termini, uno dei quali è abbastanza grande. Questo RB'E più R star per 1 più HFE è grande effettivamente, però poi la resistenza complessiva è limitata da R star, è ovvio, quindi non potrà poi crescere più di tanto, dipende tutto da come è grande R star, vabbè, dipende dalle situazioni, non si possono fare dei ragionamenti. In generale però vedete non c'è niente, nessuna di queste due resistenze per qualche motivo viene spinta in alto, di fatto l'RB'E viene in bassa perché quel termine 1 più GMR al denominatore, quindi poi nel parallelo è il secondo termine, la parentesi quadra, che conta di più. Nell'RB'C invece l'R star che di fatto conta, perché questa resistenza non potrà mai essere più alta di R star. Per cui in realtà l'omega H che otteniamo è più alta di quelle che si ottengono con gli stadi CE. Quindi in generale, se noi volessimo fare come abbiamo fatto a volte riepilogo rapido, no? Per dire dov'è che siamo qualitativamente, noi qualitativamente siamo in questa situazione. Se noi consideriamo tre stadi, CE, un CE con RE e un CC, e andiamo a confrontare l'amplificazione centrobanda col limite superiore di banda, vale il ragionamento che abbiamo fatto un po' di volte, no? Nel senso che scriviamo la cosa solo qualitativa, no? Quindi questa è bassa, è anche minore di 1, questa è alta e questa è media, perché diminuisce all'aumentare dell'RE, e per l'omega H otteniamo l'effetto inverso, cioè il limite superiore di banda più basso si ha col CE, si alza se lasciamo una certa resistenza sull'emettitore, paghiamo la cosa con una ridotta amplificazione centrobanda dunque facciamo così questa media, in modo che così gradiamo in tre parti, e invece abbiamo la massima ampiezza di banda, massimo limite superiore di banda con uno stadio a collettore comune. Ripeto, al solito questo è un riassunto un po' qualitativo, poi i valori effettivi dipendono dai parametri che abbiamo, sia del transistor sia del circuito, e questo concetto di alta, media e bassa è tutto relativo cioè ha un significato soltanto relativo. Una volta fissato un transistor, a questo punto mediamente abbiamo questo comportamento. Ok? E serve più che altro per dare un'indicazione di orientamento. I valori precisi poi dipendono dai valori esatti che scegliamo per i parametri e anche dal transistor che prendiamo, ok? Quello non è una cosa che si può mai trascurare. Questo diciamo, è importante legare questo concetto al discorso che vi facevo prima, cioè se abbiamo uno stadio, un amplificatore multistadio, ricordate, noi abbiamo detto il limite superiore di banda viene praticamente
pratica fissato dallo stadio che è il limite superiore di banda più basso, d'accordo? Per cui, se abbiamo delle specifiche sia sul limite superiore di banda sia sull'amplificazione, dobbiamo essere sicuri che ciascuno stadio rispetti le specifiche sui limiti superiori di banda. E poi, per ottenere l'amplificazione che desideriamo, possiamo aggiungere più stadi in cascata. Ok? E non dobbiamo fare invece l'opposto, non dobbiamo cercare di ottenere un'amplificazione troppo grande da uno stadio, che ci ridurrebbe, che magari corrisponde, ci dà per quello stadio il limite superiore di banda inferiore a quello che desideriamo per l'amplificatore successivo, perché altrimenti se no non riusciamo a recuperare è molto più difficile, insomma, non riusciamo a recuperare la banda che vogliamo. D'accordo? Questo un po' ci deve guidare nella scelta dello stadio. Per esempio, se abbiamo comunque da ottenere un limite superiore di banda abbastanza alto, ci conviene sempre andare su uno stadio amplificatore emettitore comune con resistenza sull'emettitore e aggiustare, fa un po' di tuning, no? Di aggiustamento della resistenza sull'emettitore, in modo tale da riuscire a ottenere sempre il limite superiore di banda che vogliamo. Quello è un grado di libertà interessante che abbiamo, no? Per aggiustare il limite superiore di banda. Va bene. C'è un effetto che c'è un effetto che è utile ricordare, però quello probabilmente ci conviene vederlo un po' tutto insieme dopo che abbiamo visto anche gli stadi con FET, tanto per avere diciamo il quadro completo. D'accordo, cerchiamo di far quello in questo momento. Vediamo per gli stadi con FET qual è la situazione. Non cambia molto perché in realtà si può fare un parallelo 1-1 per gli stadi con FET, tra gli stadi con FET e quelli con bipolari. Però verifichiamo in questo caso limite superiore di banda. Degli stadi con FET. Come vi dicevo, non cambia molto. Prendiamo prima un common source. Allora, facciamo per i FET, facciamo così, per andare più spediti, prendiamo già un common source con la resistenza sul source, trattando il caso di common source senza resistenza, con resistenza source completamente bypassata, come un caso particolare invece di vederlo a parte. D'accordo? Quindi facciamo prima un disegno dello stadio. Prendiamo un MOSFET tipo N, dunque quindi R1, R2. RS1, RS2, questa chiama CS, questa la chiamiamo CD, questa la chiamo CG, queste possiamo chiamare RP e VP, e questo è carico. Ok? Allora, quindi dobbiamo fare il circuito equivalente di piccolo segnale crashato. Equivalente di piccolo segnale. Vedete, vero? Beh? Vedete voi? Onda fluvia ora allo schermo. Sì, aspettate.
vedete adesso. Cioè, vedete OneNote, vero? È giusto? Vedete OneNote? Ok, vabbè. Di piccolo segnale in alta frequenza. Allora, cosa abbiamo adesso? Dobbiamo mettere queste con le capacità che vediamo in questo circuito, quelle di accoppiamento di bypass in corto, e evidenziamo soltanto quelle interne che in alta frequenza in realtà contano. Allora dovrò mettere quindi RP e VP. Qui chiamiamo RG il parallelo di R1 e R2, quindi questo è il gate. Il source lo mettiamo qui. E viene collegato a massa soltanto da RS1, questo è il drain che va a massa attraverso il parallelo di RDRL, e la tensione uscita la prendiamo qua. Quindi questo è il circuito. Questa qui ovviamente è la VGS, c'è qua una capacità che è la CGS, qui c'è GM per VGS, e in parallelo c'è l'RO, e poi qui c'è CDS. Ok, va bene, quindi una volta scritto questo, il resto è facile. Dobbiamo fare omega H uguale a 1 su a 1, che è 1 diviso RGS0 per CGS più RGD0 per CGD. Dunque, CGS e CGD sono noti una volta che abbiamo fissato il punto di riposo, e dobbiamo quindi soltanto determinare quelle due resistenze. Queste sono abbastanza facili da ottenere. Facciamo il conto di ciascuna. RGS0 prima. RGS0, che come la ottengo? Chiaramente al posto di CGS devo mettere un generatore di prova, quindi tra gate e source. Qui c'è il generatore di prova. Che tra l'altro il generatore di prova è esattamente tra la VGS, no? Tra gate e source. Poi tra gate e massa ho RG in parallelo RP, tra source e massa rimane RS1, e da questa parte arriva una corrente GMVGS, e di qua vabbè, facciamo così, di qua ci sarebbe RO e l'uscita. Facciamo anche in questo caso lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, ok? Cioè trascuriamo RO, che vuol dire che RO è molto maggiore del parallelo di RD ed RL e di RS1. Ok, quindi questa è l'ipotesi che stiamo facendo. Ora, io questa la faccio, semplice questa ipotesi, facciamo semplicemente per avere dei conti un po' più leggeri. Non è indispensabile, eh? Quindi se anche trovate qualche appunto vecchio, qualche anno mi sono un po', come dire, sbizzarrito, l'ho fatto il conto includendo l'RO, non cambia troppo, i conti diventano un po' più pesanti, lunghi da seguire, perché di fatto la presenza di RO aggiunge una maglia al circuito, quindi poi mi devo industriare per cercare di rimuovere la maglia che aggiunge, e mi complica un po' le espressioni. Ora, quindi non è una cosa complicata da considerare. È soltanto un po' lunga, e poi soprattutto mi piace togliere RO, perché se togliamo RO, fare ragionamenti sulle espressioni che si ottengono è un po' più semplice, si riescono a fare ragionamenti qualitativi più facilmente, perché le espressioni sono un po' più snelle, no? E quindi la mia idea è che rimangano più
rimangano meglio in mente alcuni concetti più qualitativi. Tutto qui. No, se volete provare a fare conto anche poi per vedere come ve la cavate con conti un pochino più pesanti, ecco, ovviamente può essere una cosa utile. Allora, qua c'è RD parallelo RL. Allora, vedete, e qui questo è un circuito praticamente uguale a quello che abbiamo già trovato, per l'emettitore, per lo stadio a emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Qui che cosa succede? Se qui è IP, vedete, io provo a seguire questo percorso, poi ritorno da qui. Qui che cosa succede? Questo GMVGS è GMVP, quindi da questa parte passa una corrente che è IP meno GMVP. Perché che poi si somma questa GMVP e mi dà IP da questa parte. No. Quindi ora io scrivo l'equazione a questa maglia. Vedete, mi viene VP uguale a la caduta su RG parallela RP, che è RG parallela RP per IP, più la caduta sull'RS1, che è RS1 per la corrente che passa in RS1, che abbiamo detto è IP meno GMVP. Vedete, scritta così. È già trovata, no? Perché raccolgo termini, mi viene VP da una parte che moltiplica 1 più GmRS1 e dall'altra parte mi viene RG parallela RP più RS1 per IP. E quindi RGS0 è VP su IP in questo caso e quindi è RG parallelo RP più RS1 diviso 1 più GM RS1. Ok? Vabbè, questa qui nel caso in cui RS1 sia uguale a 0 mi dà soltanto RG parallelo RP. Questo lo vedete, no? Se RS1 è uguale a 0, allora RGS è uguale a RG parallelo RP. Se invece RS1 aumenta, c'è un effetto sia numeratore sia denominatore. L'effetto a denominatore è tipicamente più grande. Okay? Questa espressione, se andate a confrontarla con un'espressione corrispondente, cioè l'RB'E nello stadio emettitore comune con resistenza sull'emettitore, vedete che si assomiglia molto. Il circuito equivalente del transistore bipolare rispetto a quello del FET. Cosa ha di diverso? Ha di diverso la presenza dell'RB e la presenza dell'RB'E, no? Che non ci sono nel FET. Poi il resto del circuito è tutto uguale e quindi anche qui ovviamente vi trovate un RB in più e poi anche una RB'E in parallelo a tutto. Ma insomma, a parte questo, le espressioni importanti sono quelle, sono ricorrenti. Va bene. Fatto questo, c'è l'altra resistenza, la RGD0, che, ecco, questa è al posto di CDS, quindi vedete che è proprio tra ingresso e uscita uno stadio invertente. Quindi lì quello che mi aspetto è un effetto Miller importante. E in effetti è quello che succede. Facciamolo un attimo, quindi qui c'è il gate. Dunque, allora, aspettate, fatemi fare questa operazione qui. Dunque, adesso andiamo a calcolare RGD0. Allora, tra gate e drain devo mettere il generatore di prova. Qui mettiamo la corrente. Poi che cosa c'è? Qui c'è, questo è il source, questo è RS1, questo è GM VGS. VGS ovviamente è questa. Il condensatore tra gate e source lo devo togliere per questo calcolo e quindi tra gate devo spegnere ovviamente anche il generatore indipendente, quindi qui mi rimane RG parallelo ad RP. Ok? Da questa parte e di qua mi rimane RD parallelo RL. Allora, io come al solito devo cercare di riconoscere che è una resistenza notevole. Fatta così, vi ricordate come viene? In pratica questo è V1, qui ci vuole R1,
questa qui l'avevo messa così, qui c'era un GM per V1 e poi c'è un R2. Quindi questa è la situazione. Vedete, assomiglia molto. L'unica cosa è che chiamiamo per esempio VG questa tensione, e in pratica ho tutto questo resistenza RS1 in serie al generatore. In realtà poi a un certo punto potrò toglierla. Ora non la posso togliere perché GM dipende da VGS, la quale è VG-VS, proprio la tensione che ho su questo nodo, quindi non posso eliminare il tutto. Però se riesco a esprimere questo generatore di corrente non in funzione di VGS ma in funzione di VG, a questo punto questo ramo diventa un generatore unico come questo, no? Quindi un GMM, chiaramente avrà un altro nome per la tensione d'ingresso, e quindi vedete a questo punto posso scrivere direttamente la resistenza vista. La resistenza notevole in questo caso, ricordate, R1 per 1 più GM R2 più R2. Quindi che cosa devo fare? Devo trasformare questo generatore corrente in un generatore che sia funzione di VG, però è fortunatamente facile perché guardate, VGS dipende da VG, VGS è VG meno VS, però VS, che è la tensione su questo source, sarà la corrente in RS1 per RS1, quindi posso scriverlo meno la corrente in RS1 che è GMVGS per RS1. Vedete, una volta scritto così, io ho la relazione tra VGS e VG. In particolare, vedete, qui c'è VGS che moltiplica 1 più GM per RS1 per VG, uguale a VG. E quindi cosa posso fare? Questo vuol dire che VGS è VG diviso 1 più GM RS1, e quindi il termine GMVGS lo posso scrivere come GM diviso 1 più GM RS1 per VG. Questa roba qui la posso chiamare GM1, quindi questo diventa per me un GM1 VG. Allora, a questo punto il circuito com'è diventato? È diventato questo. OVP. Questo è il gate, questo è il drain, da questa parte c'è RG in parallelo a RP, da questa parte c'è GM1 per VG. Ora posso, cioè tutto questo pezzo, il generatore corrente con resistenza serie è diventato questo generatore corrente. Ripeto, la resistenza serie in serie a un generatore corrente non serve a niente, okay? Perché la corrente nel ramo è determinata dal generatore. In questo caso dovevo lasciarla evidenziata perché questo generatore dipendeva a sua volta dalla caduta di corrente su RS1, quindi non potevo toglierla. Però una volta che non dipende più non mi serve più a niente, qui potrei metterci una all'RS1, non cambia niente, okay? E poi di qua c'è RD parallel RL. Questa resistenza notevole, quindi me la ricordo, RGD 0 è uguale a RG parallelo RP, che moltiplica 1 più GM1 per RD parallelo RL più RD parallelo RL. Quindi qui si vede bene l'effetto Miller, che dipende dal fatto che questo GM1 è in realtà un GM diviso 1 più GM per RS1. Quindi l'effetto di RS1 è nascosto dentro la trasconduttanza. Ok? Allora, notare una cosa. Quando aumenta RS1, noi abbiamo che RGD 0 scende, ok? RGS tipicamente scende anche, ma
Ma delle due più importanti è RGD, no? Questa tipicamente RGD 0 tipicamente è molto maggiore di RGS 0 se in generale. Quindi è la cosa che conta di più. Perché è molto maggiore? Perché c'è questo effetto moltiplicatore, no? Per, scriviamolo così, per effetto Miller. Cioè c'è questo 1 più GM1 RD per RL che gonfia, no? Che aumenta l'RGD. Per cui è il termine che conta di più. In ogni caso, in questa relazione la cosa da osservare è che anche all'aumentare di RS1 anche l'amplificazione centro-banda cala. E questo l'abbiamo visto quando abbiamo studiato l'amplificazione della centro-banda. In pratica c'è un termine 1 più GM RS1 al denominatore dell'amplificazione centro-banda. Per cui, vedete, la riduzione di RGD e di RGS fa aumentare ωH e abbiamo al solito il compromesso tra ωH e ACB. All'amplificazione centro-banda. Questo ce lo troviamo anche qui. Non si scappa. Ok. D'accordo. Vediamo common drain. Così abbiamo completato tutto. Quindi stadio common drain. In questo caso facciamo direttamente il circuito equivalente di piccolo segnale, equivalente di piccolo segnale in alta frequenza. Allora, cosa devo fare? Ho l'ingresso su gate, come al solito. Quindi qui c'è gate, quando faccio il circuito di piccolo segnale, qui c'è partitore di gate. Il drain mi va a massa, il source va in uscita e poi tra source e massa c'è il parallelo di RS e di RL e questa è la tensione in uscita. Questo è lo stadio. Poi devo mettere il circuito corrispondente al transistor, quindi tra gate e source c'è semplicemente la CGS, ai cui capi prelevo la VGS che poi determina la corrente, e poi tra drain e source trovo GM VGS e in parallelo c'è la RO. Vedete qui la RO non la sto a trascurare. Mentre invece l'ho fatto nel common source, non perché conti di più qui, perché non è che conta di più nel common drain che nel common source, ma perché il fatto di trascurarlo o meno non mi cambia niente, quindi tanto vale, non faccio anche lo sforzo. Perché? Perché la trovo direttamente in parallelo RSRL, quindi io chiamo il parallelo di tutto RStar, se RO è molto maggiore di RS per RL, che è, insomma, tipicamente abbastanza frequente, vuol dire che nel parallelo non conta. Però, insomma, dal punto di vista del calcolo non mi altera niente perché comunque diciamo non ha nessun effetto di complicare il circuito, quindi non c'è motivo di trascurarla. Va bene, allora, oh, qui mi sono scordato la CGD. Quindi di nuovo omega h sarà in questo caso 1 diviso RGS0 per CGS RGD 0 per CGD e quindi io devo di nuovo fare conti. Beh, ormai ci siamo abituati, oggi l'abbiamo dedicata a questa parte. RGS0, dunque, di nuovo, generatore di prova tra gate S source, tra source e massa c'è la RStar. Ok? Cosa devo fare? Devo semplicemente mettere il generatore di prova al posto di CGS, levare CGD
e spegno il generatore indipendente e calcolare la resistenza vista. Quindi qui mi viene un generatore qui che è GM VGS. Notate che VGS è uguale a VP, e quindi GM VGS posso scrivere come GM VP. E poi di qua c'è RG parallelo RP. Questa è la corrente P. Io qui posso fare il solito ragionamento che abbiamo fatto quando abbiamo visto il common source. Di qua passa P, poi lo richiudo da questa parte. La corrente che passa qui, quant'è però? Devo fare questa P, questa di so che viene dal generatore corrente GMVP, quindi di qua verrà P meno GMVP. Ok, quindi scrivendo tutto trovo VP uguale, scrivo l'equazione alla maglia più esterna, RG parallelo RP per i P, e questa è una parte, più R star che moltiplica IP meno GM VP. Ok, quindi detto questo, VP che moltiplica 1 più GM per R star uguale a IP RG parallelo RP più R star, e quindi VP su IP, che è proprio RGS0, viene uguale a RG parallelo RP più R star diviso 1 più GM R restare la resistenza che c'è tra source e massa. Quindi vedete, in pratica è la stessa espressione che abbiamo ricavato qua. Guardate, faccio un attimo un salto, l'RGS, vedete, questa qui è uguale. Mentre qui c'era RS1, perché la resistenza tra source e massa era RS1, stavolta qui c'è R star, perché la resistenza tra source e massa è R star, cioè il parallelo di RO, RD e RL. L'espressione è, a parte questa, esattamente la stessa. Questa è relativamente, vedete, se vabbè, viene relativamente piccola. Non, se R star dominasse, ok, tutto viverebbe 1 su GM. Vedete, no? Cioè, in pratica, se poteste trascurare tutti i termini che non hanno R star, sia numeratore sia denominatore, vi verrebbe una cosa tipo 1 su GM, cioè piccolina. E che è abbastanza, diciamo, non è abbastanza frequente, perché tipicamente uno in questo stadio common source cerca di fare in modo che il guadagno sia molto vicino a 1, e questo si ottiene se GM restare è molto molto maggiore di 1, e questo fa sì che uno debba prendere restare grande, e siamo in questa situazione. Quindi se restare domina questa RGS è circa 1 su GM, e 1 su GM è effettivamente una resistenza molto piccola. Diciamo, rispetto alle resistenze del circuito, in qualunque situazione, 1 su GM è una delle resistenze più piccole che vi trovate. Perché è una delle resistenze più piccole? No, vabbè, insomma, non. Non si vede direttamente, bisognerebbe mettere dei numeri, diciamo, bisognerebbe provare a fare tutto un esercizio per vederlo. Vabbè, fidatevi, ecco, viene effettivamente piccolo. È difficile trovare nel circuito una resistenza, diciamo, che abbia un ruolo o un partitore, oppure una resistenza che è importante per il guadagno, che sia confrontabile con 1 su GM o più piccolo su GM. Tipicamente vengono tutte significativamente più grandi. Proprio perché il prodotto GM restare uno cerca di farlo grande, questo vuol dire che 1 su GM è più piccolo rispetto a restare, molto più piccolo. E restare poi diventa confrontabile con le altre resistenze che ci sono. Insomma, questo è il motivo un po' qualitativo. Però, ecco, provando a mettere dei numeri, la cosa viene sempre molto diretta. Quando facciamo gli esercizi vedrete, insomma, i valori tipici che si trovano sono tali che 1 su GM è sempre una delle resistenze più piccole nel circuito. Va bene, allora, detto questo,
andiamo a vedere l'altra resistenza, RGD, che si trova in una posizione che rende tutto molto semplice, perché vedete RGD è, e la devo mettere al posto di CGD, devo levare la CGS e quindi vedete che cosa vede un generatore di tensione messo al posto di RGD. Vede RG in parallelo RP quando VP è spento. Quindi questo lo posso scrivere al volo, RGD0. Vabbè, RGD0 è uguale a RG parallelo RP. Ok, quindi la resistenza dipende dai valori di RG e RP. Ma insomma, tipicamente questa viene effettivamente abbastanza piccola. D'accordo? Quindi, ecco, questa la situazione di questo amplificatore è simile a quella del collettore comune, cioè. E mi trovo ad avere resistenze tutte e due piccole, non c'è niente che porti sulla resistenza e questa è la situazione in cui riesco a ottenere il limite superiore di banda più alto. Quindi, in generale, se devo riassumere la situazione, quindi diciamo sia RGS sia RGD sono piccole. Diciamo, non c'è effetto Miller, che è quel motivo principale. Diciamo, la cosa che rende grandi le altre le resistenze in una stadia source comune è l'effetto Miller, qui non c'è, e quindi le resistenze vengono mediamente piccole. Quindi, se volessi fare il confronto che abbiamo visto un po' di volte, io dovrei fare questa valutazione. Prendiamo CS, CS con RS e CD. Amplificazione prodotto da ogni banda, amplificazione a centro banda e limite superiore di banda. Ba esattamente uguale alla situazione che abbiamo visto con l'emettitore. Quindi questa è alta, questa è media e questa è bassa. E qui vale il contrario, questa è bassa, questa è media e questa è alta. Okay. Cioè, questo compromesso, diciamo, lo troviamo sempre, ripeto, non è un prodotto da guadagno banda costante. In questo caso, non, diciamo, certamente non lo è. Vale però un compromesso di questo tipo. Va bene. Allora, quindi noi a questo punto abbiamo visto tutta la situazione per gli stadi singoli. E d'accordo. Chiaramente se invece di uno stadio singolo abbiamo più stadi, non è che cambia molto. Cioè, se abbiamo un due stadi, ok, che cosa dobbiamo fare? Se abbiamo un due stadi, dobbiamo, per esempio, due stadi a bipolare. Nel limite superiore di banda avremo quattro resistenze viste da calcolare, due per ogni transistore, due corrispondenti alle due capacità interne ad ogni transistore, quelle intervengono ad alta frequenza, quindi abbiamo quattro resistenze viste. Le calcoliamo tutte e quattro e determiniamo il limite superiore di banda. Allora, io la cosa che voglio sottolineare è che a questo punto noi tipicamente abbiamo già esaurito quasi tutti i gradi di libertà del circuito. Quindi non è che le resistenze viste di fatto sono già calcolate. Sono già determinate perché i vari componenti, le resistenze nel circuito, è difficile che sia rimasta qualcosa libera a questo punto. E quindi ci prendiamo il valore che c'è. Allora, la domanda a cui è utile rispondere è sì, ok, ma se io devo imporre una specifica, come faccio? Visto che non ho più gradi di libertà. Allora, la risposta in questo caso è la seguente. Quello che posso fare io è aggiungere gradi di libertà. Per esempio, io posso sempre aggiungere un condensatore in più. Cioè, aggiungo un condensatore esattamente per imporre il limite superiore di banda. Quindi, per imporre
il limite superiore di banda possiamo aggiungere una capacità al circuito. Ok, quando che cosa vuol dire questo? Immaginiamo che omega h sia uguale a, abbiamo detto, a 1 su 1, e questo sia uguale a 1 diviso la sommatoria su tutte le capacità che sono presenti nel circuito di questo prodotto, RVI per CI. Quindi questo va su tutte le capacità che nel circuito equivalente in alta frequenza. D'accordo? Questo ce lo siamo detti. Supponiamo che questo non basta, non ci piaccia. Ok, conosciamo tutte le sci, troviamo le resistenze viste, viene fuori un omega h e non è quello che vogliamo. Cosa possiamo fare? Noi abbiamo un modo per ridurlo l'omega h. Noi possiamo dire, ma sai che cosa? Supponiamo che omega h sia il valore desiderato, omega h star lo chiamiamo valore desiderato. Noi che cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere, c star in modo da ottenere omega h star. Come possiamo fare? Beh, se aggiungiamo una c star e facciamo lo stesso conto, vediamo omega h star, se la c star è quella giusta, abbiamo un chiaramente aggiungendo una capacità in più cambierà il coefficiente del primo ordine, chiamiamola 1 star e sarà fatto in questo modo, sarà fatto del tipo la sommatoria su tutte le capacità, adesso però sulla capacità c'è anche quella nuova, quindi dovremo aggiungere anche RV star 0 per C star, che immaginiamo che non stia nell'indice normale, sia proprio in più, in modo così la mettiamo in evidenza. Va bene? Allora, se noi scegliamo C star giusto, troviamo l'omega h che vogliamo. Ok? Com'è che scegliamo il valore esatto? Beh, è abbastanza facile, perché se io scrivo 1 su omega h star, quindi inverto, mi viene questo. Però il primo contributo, l'inverso è questo, quindi viene la sommatoria su i di RV0 per CI più quest'altro, ma la sommatoria è l'inverso di 1 su omega h. Quindi è 1 su omega h più RV star 0 per C star. E quindi C star, questa ho la ricetta per mettere C star. C star che cosa sarà uguale? All'inverso di RV0 star, che moltiplica 1 su omega h star meno 1 su omega h. Ok? Questo è utile dal punto di vista del progetto, no? Perché io posso dire, vabbè, adesso ho trovato tutto, polarizzato il transistor, ho trovato l'amplificazione centromanda, ok, quella che voglio, vado a vedere il limite di banda, trovo un valore più grande di quello che voglio. Come faccio a aggiustare il limite superiore di banda? Aggiungo una capacità in più. La metto dove mi pare, che notare, io la posso mettere dove mi pare. La regola funziona a prescindere da dove metto la capacità. Quindi io metto la capacità dove mi pare. Vado a vedere qual è la resistenza vista tra quei due punti in cui ho messo la capacità, che è questa RV0 star, e poi, applicando questa espressione, questa considerazione che ho fatto, trovo quale valore di capacità devo mettere per avere esattamente il limite superiore di banda. Ok? Questo chiaramente lo posso fare a mano, no? Facendo calcoli carta e penna, insomma quello che è carta e penna o Python, quello che volete. Poi, una volta che l'ho trovato, poi magari rimando una simulazione con SPICE un po' più precisa e me lo aggiusto, perché magari questo mi è venuto approssimato perché ho fatto dei conti relativamente approssimati e quindi avrò poi, diciamo, qualche piccolo aggiustamento da fare.
Ok, però così lo posso fare. D'accordo? Chiaro, punto. Allora, ci sono due considerazioni importanti da fare. La prima cosa, vedete, questa cosa funziona soltanto se voglio ridurre il limite superiore di banda. Perché è chiaro, no? Io, come vi ho raccontato la cosa, l'unica, se aggiungo una capacità, io riduco il limite superiore di banda. Quindi devo partire senz'altro da un limite superiore di banda libero, diciamo libero, per mancanza di un aggettivo un po' più adatto, cioè del circuito cos'è com'è, così com'è prima di aver fatto l'ultimo aggiustamento, più alto di quello che voglio. E poi aggiungo la capacità e chiudo il risultato. Ok? Quindi questo qui segniamocelo, tante volte che uno non funziona solo se vogliamo un omega h star più piccolo di omega h. E se non è più piccolo, che faccio? Mi arrangio. Nel senso, se non è più piccolo, cosa devo fare? Vuol dire che non basta aggiungere una capacità in più, devo ritornare indietro e trovare il modo di allargare i limiti di banda, diciamo liberi, no? Per esempio, supponiamo che io abbia avuto una richiesta, no? Di fare un'amplificazione di 10.000 e io l'abbia fatta questa richiesta, abbia soddisfatto questa richiesta con due stadi amplificatori da 100 in cascata, no? Ma trascuriamo un attimo i partitori, ma mettiamo che più o meno funzioni. Allora, ho messo due stadi amplificatori da 100 in cascata e così ho trovato 10.000 di amplificazione complessiva. Facendo così, chiaramente ho dovuto usare amplificatori con guadagno elevato e per le considerazioni che abbiamo fatto, questi amplificatori mi hanno portato dei limiti di banda bassi. Se l'amplificazione è grande, le resistenze viste vengono grandi, i limiti di banda vengono bassi, no? Quindi alla fine mi trovo un limite superiore di banda più basso di quello che mi serve. Che faccio? Allora vado a vedere. Per esempio, in questo caso posso dire, vabbè, io probabilmente ho esagerato, invece di avere, per fare 10.000, invece di avere due amplificatori da 100, posso fare con tre stadi, ciascuno dei quali amplifica, che ne so, per fare 10.000 devo fare 10 alla quarta, quanto devo fare? Devo fare 22, 23, no? Sì. 22-23 più o meno. Allora, 22-23 chiaramente è molto meno di 100 per stadio, quindi probabilmente il limite superiore di banda mi viene più grande per tutti gli stadi, e quindi quello che trovo mi viene più grande, le resistenze viste calano tutti, nel limite superiore di banda più grande, e a questo punto ce la posso fare. Probabilmente è più facile che ce la faccia. D'accordo? Oppure potrei rendermi conto che c'è per qualche motivo una resistenza vista era eccessiva, si può ridurre, però vedete, qualunque cosa faccio devo tornare molto più indietro nel circuito e rivedere tutto il circuito. O rivedo il circuito perché cambio il numero di stadi e ridimensiono tutto, e quindi chiaramente quello vuol dire rifarlo da capo. Oppure riguardo, se vedo che c'ho, per qualche motivo c'è un punto del circuito che diciamo non necessariamente mi ha ridotto troppo la banda, provo a toccare soltanto quello, però devo andare ad agire in profondità. Devo magari modificare uno stadio, magari cambiare un punto di riposo, per esempio. Può benissimo essere una cosa che succede, che vediamo poi tra pochino, è che queste cap le capacità dipendono dal punto di riposo, no? Quindi se scelgo un punto di riposo più, tipicamente se scelgo un punto di riposo con correnti più elevate, mi aumentano un pochino le capacità, mi si riducono abbastanza le resistenze viste e il risultato finale è che aumentano i limiti di banda, tipicamente. Per cui, per esempio, potrei, cambia senza cambiare il numero di stadi, cambiando un punto di riposo, potrei riuscire a ottenere la banda che voglio. Diciamo, in ogni caso è un lavoro molto più, come dire, in profondità che devo fare. Per questo è utile in fase di progettazione mettersi sempre, come dire, con margine di sicurezza, cioè cercare sempre di essere in una situazione in cui alla fine c'è da fare un aggiustamento al ribasso del limite di banda, ok? Proprio per il ragionamento che abbiamo fatto adesso, no? Meglio cercare di non esagerare in modo da avere un limite superiore di banda che poi, per
deve essere corretto al ribasso. Va bene? D'accordo, quest'operazione qui di aggiungere una capacità per ridurre il limite di sopraelevanza a volte si chiama compensazione. Allora, altra considerazione invece importante da fare è questa: dove metto la capacità? Questo è abbastanza facile, perché vedete l'espressione della capacità qual è? E a parità di altre condizioni, a me conviene mettere la capacità tra due punti tra cui vedo una resistenza vista elevata, perché riesco a ottenere il risultato con una capacità più piccola. No, l'abbiamo detto tante volte, in termini di costo e di ingombro, più è grande la capacità, più costa e più ingombra, e quindi mi conviene sempre andare verso capacità piccole. Quindi cerchiamo di posizionare la capacità tra due punti tra i quali la resistenza vista è grande. Vabbè, qui l'esempio, che poi è la cosa tipica che si fa, per esempio, vado a vedere tra due punti tra cui c'è un effetto Miller elevato. Quindi, per esempio, se ho diversi stadi, c'è magari lo stadio che amplifica di più, lo stadio invertente, tipicamente com'è, allora metto tra ingresso e uscita dello stadio invertente che amplifica di più. Perché faccio così? Perché probabilmente, non è detto, bisogna vedere poi i valori esatti dei parametri, probabilmente tra ingresso e uscita e quello stadio vedo la capacità, la resistenza più alta di tutte, e quindi se metto lì la capacità posso mettere a parità di valori di omega h star una capacità più piccola. Ok? Questo è quello che si fa. Ora vi faccio notare una cosa: se faccio un'operazione di genere, la capacità che metto è una capacità esterna, ok? Però conta in alta frequenza. Quindi non è automatico il ragionamento: capacità esterna conta in bassa frequenza, capacità interna conta in alta frequenza. È una questione di, perché non sta scritto da nessuna parte. Non, matematicamente non è vero, è una questione che dipende soltanto dal ruolo. Okay? E per questo, se io capisco prima che cosa servono i componenti introdotti, riesco a capire se quella capacità è stata introdotta per l'alta frequenza o per la bassa frequenza, e quindi a fare l'ipotesi correttamente. Per questo tante volte vi dico è importante mettersi un po' nella testa di chi progetta il circuito, perché se noi capiamo qual è il ruolo di ciascuna capacità, capiamo anche a centromanda cos'è ragionevole assumere. Okay? Quindi è evidente che questa capacità C-star è una capacità che deve intervenire in alta frequenza e che a centromanda sarà un circuito aperto. Ok? Cos'è che ce lo fa capire quando vediamo un circuito fatto? Ce lo fanno capire due cose. Uno, tipicamente, è il valore, perché verrà una capacità piccola, molto più piccola di quelle che a centrobanda sono già un cortocircuito. Per ovvi motivi, perché se conta in alta frequenza, probabilmente sarà tale che a centrobanda ancora un valore elevato di impedenza, per cui può essere trascurata. Quindi un po' ce lo dice il valore. A volte, se il valore non ce lo dice, non è scontatissimo che il valore ce lo dica, è la posizione. No, perché in questo caso ve la trovate.